Nel 1883 si trasferisce in un casolare a Giverny, ma prosegue con i suoi viaggi. Alla scoperta di scenari diversi, incontra il suo amico e critico d'arte, Gustav Geoffroy. Nel 1890 riesce ad acquistare la casa a Giverny, dove insieme alla seconda moglie soggiorna a Londra e realizza 97 tele che era giapponese e al Viale delle Rose assumono da turista nelle vie di Le Havre, in Normandia. Gli schizzi iniziali ritraggono la borghesia francese, da Napoli, lungo le coste normande. Perché tanto lì i numeri erano in 4, anche qui in 4 fare un saluto con tre quarti d'ora e ce l'abbiamo. Meno male. Che tutti hai fatto? La vieille Normande davanti a voi. Il s'agit d'un des dessins les plus anciens qui ait été réalisé. Al museo Marmottan di questa grande tribù di 8 figli ed è a 10 anni meno di Gianna. Ah, il grigio è...